Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò vedere questo box per incisori laser. Guardate, ho appena realizzato questo piccolo oggetto per il mio barbiere e come potete vedere all'interno dello stanzino non c'è fumo. Tutto ciò grazie a questo box della Ortur, specifico per l'incisore Laser Master 2 Pro. E me l'ha inviata il sito Buy Best Gear, costa 299 euro, ma spero di riuscire a ottenere un codice di sconto. E si tratta di un box metallico dotato di finestrelle che ci permettono di guardare al suo interno e dotato di una ventola, quindi un'aspirazione che permette di aspirare tutti i fumi e mandarli via. Quindi come vedete in questo momento io ho finito da 2-3 minuti di fare questo progettino, quindi ho realizzato dei tagli, delle incisioni, dei riempimenti e effettivamente come potete vedere non c'è fumo, quindi un box che ci permette di lavorare in sicurezza. Adesso vi farò vedere tutte le caratteristiche, farò qualche inquadratura dettagliata, ma soprattutto lo vedremo al lavoro. Infatti ho appena finito di realizzare delle riprese proprio durante i tagli, durante le incisioni. Ho fatto delle prove sia con il box chiuso che con il box aperto, ho fatto anche un video sul montaggio, quindi vedrete quanto sia facile montarlo. Le viti sembrano tante effettivamente vedendolo così, in realtà sono poche. Quelle che ingannano sono queste del plexiglass. Comunque la struttura si monta davvero in pochi minuti e si monta attorno al laser, quindi si regge in automatico, non ci costringe nemmeno ad impazzire con pezzi che vanno cadendo a destra e a sinistra. Adesso vedremo appunto alcune riprese dettagliate sia del box, vi farò vedere come è costruito bene, robusto. Mi piace tra l'altro anche questa finitura satinata antigraffio. E cosa dire, guardiamolo da vicino così vediamo com'è fatto. Iniziamo. In fase di montaggio dovete mettere queste staffe, dovete interessare sia questo profilo che questo profilo, nel caso di quelle posteriori, una da questa parte e una da quest'altra parte. I fori sono filettati, quindi non dovete utilizzare né dadi né altro, semplicemente infilare la vite e stringere. Le due staffe laterali, sia quella destra che quella sinistra, vanno strette facendole arrivare a fine corsa, quindi alla fine del profilo, ma interessando solamente questo profilo. E anche queste sono filettate. Invece nella parte posteriore utilizzeremo vite e dado. Io mi aiuto con un magnete. Cominciamo a mettere tutti i vari pezzi che rinforzano la struttura e che ci permetteranno di montare ulteriori pezzi. Vi farò vedere ovviamente solo da un lato perché poi si ripete nello stesso modo ma dal lato opposto. Anche in questo caso è filettato, quindi lavoro semplicissimo. Adesso mettiamo i supporti per i pistoncini, quindi abbiamo tre fori che corrispondono a questi tre. Inseriamo la prima vite senza stringerla perché dobbiamo regolarla e poi mettiamo le altre due. Adesso possiamo stringere e anche questo si ripete dall'altra parte. E adesso montiamo la parte anteriore. Combaciano tutti i fori, abbiamo la possibilità anche di far fuoriuscire la cinghia per regolare la tensione. Mettiamo due viti da questa parte e continuiamo ad assemblare. Allora, adesso montiamo il bocchettone e la ventola per l'aspirazione dei fumi. Però mi sono reso conto che queste viti, queste laterali, sia a destra che a sinistra, andavano montati dopo. Come vedete non sarei riuscito a mettere questa parte superiore, quindi questa copertura, perché la vite me l'avrebbe impedito. Più semplice di quello che immaginavo. Continuiamo con il coperchio. Abbiamo altri due pezzi. E ora, prima di chiudere tutto, mettiamo le basi in acciaio inox. E adesso mettiamo gli stessi supporti che abbiamo messo nella parte anteriore, ma nella parte superiore, ai quali andranno ad agganciarsi i due pistoncini.
E ora montiamo la maniglia, rondella e vita, mettiamo da questa parte, una anche dalla parte opposta e la posizioniamo qua in alto. E ora resta solo da mettere le due impugnature laterali e questa copertura, sempre metallica, che tra l'altro regge anche la struttura, che va nella parte posteriore dove abbiamo questo foro. E allora facciamo un paio di prove. Avvierò un'incisione. Si tratta di una semplice targa per un amico barbiere, quindi ci saranno delle linee, ci saranno dei tagli e alcuni riempimenti. Vedremo prima quanto fumo si forma all'interno del box senza utilizzare l'aspirazione. Dopodiché l'attiverò e vedremo tutto il fumo fuoriuscire da questo tubo. Ovviamente si riempirà tutta la stanza di fumo, quindi per evitare che ciò accada lo collegherò, come è giusto che si faccia, ad un tubo che conduce il fumo all'esterno da una finestra, in modo da evitare che rimanga comunque qua dentro, perché lo scopo di questo box appunto è quello di convogliare verso l'esterno i fumi ed evitare di respirare sostanze nocive. Quindi ho spento alcune luci perché altrimenti non vedremmo bene, si rifletterebbe tutto su questo plexiglass. Momentaneamente l'accendo, così potrete comunque vedere appunto la fuoriuscita di fumo dalle fessure, e poi vedremo quanto ce n'è all'interno e poi vedremo come si svuota una volta attivato l'aspiratore. Voglio farvi vedere innanzitutto la sua potenza, quindi l'accendo. Allora, come la volta precedente, utilizzerò il manuale di istruzioni. In questo caso, come potete vedere, è potente, ma un po' meno rispetto al modello che vi ho già recensito. Comunque, sicuramente l'aria fuoriesce, quindi dall'interno viene aspirata. Allora lo stacco, avvio questa incisione, facciamo la cosa play. Chiudo, così facciamo formare ancora un pochettino di fumo e poi lo apro dopo un poco che sta lavorando. Guardate, come sempre, la qualità della Ortur, ragazzi. Che linee definite, per me tra i migliori laser. Comunque diamo un'occhiata anche al box, quindi da questa parte ho posizionato il supportino per il cilindretto per poter mettere a fuoco. Dalla parte frontale fuoriesce il controller, quindi abbiamo la possibilità anche di premere eventualmente il tasto di emergenza. Sporge anche il LED che ci segnala di eventuali allarmi, quindi tutte le connessioni sono all'esterno. Abbiamo alcuni codici QR. Da questa parte la maniglia che vi ho fatto vedere poco fa, e come vedete ho posizionato in questo caso il tubo del mio aspiratore infilandoci all'interno il tubo a 80 mm, quindi un diametro ridotto, però dovrebbe essere sufficiente. Va acceso con un interruttore on off. Farò le prove ovviamente con l'aspiratore mio spento, quindi questo servirà solamente a condurre all'esterno tutti i fumi. Allora ragazzi, ci siamo, si è spostato, sta incidendo qualcosa di più tostarello, quindi in questo caso si forma del fumo. Adesso aspettiamo, vediamo quanto se ne forma e apriamo il box, così vediamo appunto al suo interno quanto ne troviamo. Nel frattempo voglio farvi vedere che sta cominciando a fuoriuscire del fumo anche dalle varie fessure. Guardate, ecco, adesso si vede. Quindi apriamo il box, guardate quanto fumo. Perfetto, vediamo adesso in quanto tempo si svuota. Quindi accendo l'aspiratore, solo l'aspiratore in dotazione. Perfetto. E vediamo. Allora, abbiamo atteso, ho fatto delle riprese un po' a casaccio, ragazzi, guardate, si è già svuotato. Ok, quindi fumo non se ne sta formando, richiudo e vediamo adesso quanto fumo fuoriesce dal tubo togliendolo dall'interno dell'altro. Utilizzando sempre la lampada come l'altra volta, attivo l'aspirazione e guardate. Questo è tutto il fumo che fuoriesce, che ovviamente adesso si accumulerà qua all'interno, quindi stacco, anzi non lo stacco, lo collego di nuovo come ho fatto poco fa all'interno del tubo grande. Quindi vediamo se si vede il fumo che va verso la ventola. Ok ragazzi, dai, così si vede. Guardate il fumo che viene aspirato dalla ventola. In questo modo si vede bene. Guardate. Viene tutto aspirato. In realtà avrei preferito se la ventola fosse stata posizionata un pochettino più in alto, però anche così, ragazzi, sembra che vada bene. Effettivamente sta riuscendo ad aspirare tutti i fumi e come vedete in alto fumo non ne arriva, quindi vuol dire che è stato progettato comunque bene. Guardate.
Ok. Qua in alto troviamo anche un foro, ovviamente è possibile tapparlo, viene dato un tappo in dotazione e serve per poter utilizzare l'air assist. Infatti, come vedete, questo tubicino dalla parte alta va a finire nell'air assist, però mi sono appena reso conto di aver commesso un errore nella progettazione di questo file, perché ho impostato 5 passaggi di riempimento su questo baffo e in realtà ne bastavano solo 2. Ormai siamo al quinto passaggio del riempimento di questi baffetti e all'interno non c'è assolutamente fumo, ragazzi. Sta incidendo, sta tagliando, sta bruciando, ma all'interno è davvero pulitissimo. Ovviamente si è anche bruciato un po' il tutto. Ogni tanto diamo una sbirciatina, ragazzi, guardate l'interno anche mentre taglia e guardate anche l'esterno, solo l'alone di fumo che si è formato poco fa, leggerissimo, perché ovviamente ho fatto uscire il fumo e l'ho fatto andare un pochettino all'interno della stanza, però guardate. Niente, ragazzi, troppo bruciati questi baffi, quindi lo sto rifacendo, meglio. Vediamo a questo punto con una doppia incisione quanto fumo si forma. Ovviamente se associamo l'air assist si forma ancora meno fumo e i tagli sono molto più puliti. Guardate che differenza tra il taglio in fondo, praticamente la linea quasi non si vede, e il primo taglio che effettivamente è un po' più bruciato. Quindi box più air assist sicuramente accoppiata vincente. Guardate, sto eseguendo dei tagli, 22 minuti di taglio, siamo su per giù al 50%. Ho impostato appositamente una velocità ridotta con una potenza al 100%. Già il primo taglio è stato eseguito, si è separato e riesce a mantenere tutto l'ambiente pulito, praticamente non c'è fumo. Come ho detto poco fa, l'unione del box e dell'air assist ci permette di lavorare respirando senza dover inalare per forza tutti i fumi tossici che altrimenti si formerebbero. Ragazzi, guardate, 22 minuti di taglio, mi avete visto utilizzare un pezzo di cacciavite per evitare, perché l'air assist spingeva tutto e quindi si stava sollevando. Infatti nell'ultima parte non l'ho utilizzato e il pezzo è più bruciato. Comunque non si è formato assolutamente fumo, considerando che il coperchio era aperto, guardate, c'è appena un bagliore. All'interno è vuoto, quindi devo dire anche in questo caso promosso. Tagli effettuati perfettamente, soddisfattissimo. Quella che vedete in basso invece è una griglia che però non viene data in dotazione. La state vedendo perché preferisco utilizzarla sia per i tagli che per le incisioni, perché permette di far sfogare il laser verso il basso. Vi lascerò comunque il link anche di questa griglia, davvero molto comoda. E allora, ragazzi, vi lascerò anche il link della recensione dell'incisore laser, che trovate anche in vendita sul sito By Best Gear. Ragazzi, cosa dire? Avete visto che è comodo questa volta rispetto al modello che vi ho recensito qualche giorno fa dell'Atomstack. Questo in realtà è anche più piccolo, quindi più pratico. Quello era effettivamente di buona qualità, però aveva la superficie lucida, un po' soggetta ai graffi. Questa invece è molto più resistente, anche lo spessore del metallo mi sembra leggermente maggiore e avendo delle dimensioni un pochettino ridotte ci permette anche di trasportarlo e conservarlo con più comodità. Questo ha anche le maniglie nella parte laterale. Se avesse avuto una ventola più potente, anche se questa effettivamente è già sufficiente, ma se fosse stata più potente, se avesse avuto un tubo da 100 mm anziché da 80, gli avrei dato un 10 pieno, così invece gli do 9, che già secondo me sono tantissimi. Cosa dire? Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!